attività di Homebrewer, vi parlo prima di tutto del Brew Jam, questo raduno con concorso che è stato fatto domenica scorsa, ve ne ho parlato già nel video precedente. È stata una giornata molto bella, un'occasione per rincontrare persone conosciute nell'edizione precedente, per conoscerne anche di nuove, gente simpatica, bravi brewer, occasione per assaggiare ovviamente innumerevoli birre di ogni tipo e qualità prodotti dagli altri brewer presenti. È stata una bella giornata. E ringrazio ancora pubblicamente Simone e gli altri organizzatori e tutti gli altri partecipanti. Tornando alla mia attività di homebrewer al momento, qui al Route 45 Homebrewery, abbiamo in fermentazione una porter, quindi ho fatto quest'ultima cotta, è andato tutto bene, non ho avuto particolari problemi o sorprese durante la cotta, appunto in fermentazione ormai. Tra qualche giorno comincerò a vedere se ho di imbottigliare e poi sono curioso di vedere come sarà il risultato, perché è la prima volta che faccio una porter. Ho fatto diverse stout, ma come porter è la prima. Vediamo se sono riuscito a fare qualcosa di bevibile, perlomeno. Oggi stappo una birra insieme a voi e che birra è la mia Belgian Strong Ale, la Thor, che è questa qui. L'ho fatta da poco, quella di quest'anno. Questa bottiglia però non è quella di quest'anno, è una bottiglia un po' speciale perché è quella dell'anno scorso. Siccome è una birra piuttosto alcolica, quasi 7% di alcol, ho visto che dopo diversi mesi non solo non presentava difetti, ma tendeva anche a migliorare, allora ho volutamente tenuto da parte un paio di bottiglie per lasciarle lì un po' di tempo. Questa è una delle due ed è praticamente stata imbottigliata il 21 aprile del 2012, quindi ha un anno di maturazione in bottiglia. Sono decisamente curioso di sentire com'è venuta, e per cui l'assaggerò insieme a voi. Una bottiglia speciale in onore del Brew Jam. Birra chiara, limpidissima, si vede una certa carbonazione, una bella schiuma che col tempo è diventata bella fine, bella compatta, profumo molto invitante, si sente già lo speziato un po' di pepe tipico del lievito belga, buon profumo, e non posso far altro che assaggiarla. Salute! Tanta roba, signore! Birra veramente interessante, alcolica, ma un alcol che non si sente tanto, non dà assolutamente fastidio, anzi rimane comunque abbastanza beverina, ha una buona carbonazione, aromi un po' speziati con qualcosina di frutta,
veramente una birra ben riuscita. Se anche quella di quest'anno rimane così, sono ben contento. Vi parlo un attimo della ricetta dell'anno scorso, che poi l'ho rifatta praticamente uguale. Qua c'è del Pilsner Belga come base, un pochino di wheat, un pochino di aromatiche. E ha una lupulatura solo d'amaro con dell'Allerthau, c'è dentro un po' di zucchero candito bruno. Avevo un OG di 1,061 e un FG di 1,013, quindi appunto un 6,8 come gradazione alcolica, come percentuale di alcol in volume. Una buona birra, direi un'ottima birra. Raramente mi sbilancio sulle mie produzioni, però di questa sono abbastanza orgoglioso e vedo che sta affrontando molto bene la prova del tempo. Ovviamente l'aroma di lupolo già ce n'era poco in partenza, si sente poco, però tutto il resto c'è alla grande. L'altra bottiglia penso che quindi proverò a lasciarla lì ancora un po' e vediamo poi col passare dei mesi. Se aprirla magari tra 6 mesi o se lasciarla lì ancora un anno, non lo so. Peccato che quest'anno l'ho fatta appunto da poco, quindi era giovanissima, non l'ho potuta portare alla Brugem, al concorso, perché sarei stato curioso di vedere come si sarebbe piazzata e anche di farla assaggiare a qualcun altro per avere un po' di pareri, perché secondo me è una delle mie birre migliori. Poi io sono anche abbastanza appassionato di birre belghe, quindi mi piace particolarmente anche per quello. Questo è tutto, ci si vede al prossimo aggiornamento. Vi ricordo sempre che mi fa piacere se lasciate un commento sotto questo video, se mettete un mi piace, se lo condividete, se iscrivete al canale. Ci si vede alla prossima. Salute!